Abbiamo imparato a conoscerli, ad amarli nella Swap 100 vetrine, ora potremo ammirarli anche sul grande schermo nel film Un'insolita vendemmia, pure prodotto da Daniele Carnacina. Ed eccoli al Fashion District di Molfetta per un giorno proprio come a 100 vetrine di Torino. Nessun posto migliore infatti per presentare la nuova pellicola che li vede coinvolti nelle sale cinematografiche già dal prossimo 11 aprile. Sala conferenza gremita all'inverosimile per un giorno a tu per tu con gli insostituibili amici del pomeriggio. Al Fashion District di Molfetta per raccontarci in anteprima qualche retroscena del nuovo film che vi vede coinvolti un po' tutti. Oh bene, oh, mamma mia, un retroscena del nostro piano. Allora, il retroscena fondamentale è che alcuni di noi, e non vi dico chi dei quattro, ha anche prodotto questo film, quindi siamo febbricitanti per questa uscita. È stata una bellissima esperienza, è stato un colpo di follia, speriamo che abbia un esito, siamo molto contenti di quello che comunque siamo riusciti a realizzare. Oltretutto per noi venire qui in queste situazioni è un modo per incontrare quel pubblico che poi quotidianamente ci segue, e quindi un modo per conoscerlo, per vederlo. E il fatto di essere riusciti comunque a fare anche un film che ci riguarda, che ci coinvolge per amicizia, per interesse eccetera, ci rende molto orgogliosi e finalmente usciamo nelle sale. C'è un filo conduttore con 100 vetrine? Sì, è un pretesto, diciamo. A dicembre del 2011 abbiamo avuto la prima notizia che 100 vetrine probabilmente sarebbe stata chiusa, poi fortunatamente ha ripreso per la 13ª serie, e in quella fase abbiamo iniziato appunto ad affrontare la possibilità di inventarci qualcosa per dare continuità al nostro lavoro. E il tutto si è realizzato appunto tra agosto e settembre dell'anno scorso con le riprese di Un'insolita vendemmia, che abbiamo girato a Capraia e all'Isola del Giglio. Regia Daniele Carnacina, che è anche il produttore creativo ed esecutivo di 100 vetrine, per cui, e con l'aiuto degli attori, nostri amici di Vivere, abbiamo creato un bel gruppo, un bel cast. Però stessa famiglia, Carnacina ha fatto la direzione artistica di Vivere per tanti anni, quindi la mia presenza è stata, insomma, sono stato contentissimo di esserci, è stata anzi vi invito al cinema perché è un film veramente entusiasmante. A breve, tra poco, tra qualche giorno? Sì, l'11 di aprile, mi raccomando, numerosi con le famiglie, bambini, anche gli animali pagano ridotto, ma pagano pure loro, purtroppo è così. A 100 vetrine questo figlio arriva o no? Non si può dire, mi dispiace. Guarda, purtroppo Viola, come sempre, perché gli autori si divertono proprio a scrivere delle storie fantastiche per questo personaggio, quindi soffrirà ancora un po', quindi non, ci sono un po' di casini. Un ritorno di fiamma con Damiano? No, io l'ho richiesto, sinceramente, fortemente, ma niente, no, no. In bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie, ciao, grazie a voi.